Questa è la pillola del giorno dopo. Una pillola del giorno dopo. La pillola del giorno dopo è un contraccettivo di emergenza che le donne possono utilizzare entro e non oltre le 72 ore per fermare la fecondazione dopo un rapporto non protetto o in caso di mancato funzionamento di un metodo anticoncezionale. Si può acquistare a 18 anni liberamente in farmacia e senza ricetta. La collaboratrice che ha contribuito alla realizzazione di questo video è andata con una telecamera nascosta in due farmacie private modenesi per vedere come avrebbero risposto e reagito eventuali farmacisti obiettori di coscienza davanti a una richiesta della pillola del giorno dopo. Molto spesso infatti si sono verificati dei casi in cui dei farmacisti obiettori di coscienza si sono rifiutati di vendere la pillola del giorno dopo a chi ne faceva richiesta. Ecco com'è andata. Volevo una pillola del giorno dopo. Sì, sei maggiorenne? Sì, ho un documento. No. 27 e 30. Se volete dare un'altra equivalenza? Ah, non le ho. Ah, ok, allora del costo un pelino di meno, ok, mi dispiace. Questa è quella che è da più efficace. Volete non ti dare un po'? Non è un'altra di... perché so che quella viene 27, che fa sempre anche un'altra farmacia, non hai una un po' più economica? Ce n'è una, sì. Ok, quindi... Dopo aver visto queste immagini, che cosa si può dire? Che la ragazza nelle due farmacie presa campione non si è trovata di fronte a dei farmacisti obiettori di coscienza. Ma c'è un altro aspetto che emerge dalla visione di questo video, e che davanti alla situazione di emergenza simulata dalla ragazza, i farmacisti in entrambi i casi hanno proposto la vendita del farmaco più costoso. Certo, può essere stato solo un caso che nelle due farmacie, sulle decine presenti in una città come Modena, si sia verificata una situazione di questo tipo, ma i farmacisti in entrambi i casi avrebbero comunque potuto proporre alla ragazza, che ricordo simulava una situazione di emergenza, anche la vendita del farmaco più economico.